T'assi fatta una bestia sculata, lo capiela quei nastra e che rosa. Stivo in miezza tre o quattro sciantosa e parlava francese a così. Fu la triera che t'ha già incontrata, fu la triera a Toledo in Orsì. T'ha già voluta bene a te, tu mi hai voluta bene a me, ma non c'ha mamma che io ma vota tu distrattamente viene già. Regine con la stiva comica non mangiava che pane ci riasa, noi campavamo e vasa e che vasa, tu cantavi e chiamivo per me e io cardina cantavo cutica. Reginello, va bene a sture. T'ha già voluta bene a me, tu mi hai voluta bene a me, ma non c'è mamma che io, ma vota tu, distrattamente. Vota tu distrattamente viene già me. Ramona Badesco, grazie ragazzi. Giovanna Marcello vuole salutare i direttori artistici, Minaglia Mattia, Alex La Rosa, Gabriella Labate, Paola Leste, per questi ragazzi. Grazie, quadro. Bellissimo. Come stai? Grazie, emozionatissima. Allora, è sempre bello averti in veste di cantante. E poi soprattutto è curiosa questa scelta di un brano legato alla tradizione napoletana. Come mai, Ramona? Allora, per essere sincera, nel disco che ho prodotto, che si chiama Jumi Juma, che vuol dire metà e metà in rumeno, ho dedicato 6 pezzi alla mia patria che mi ha partorito, la Romania, e 6 pezzi alla mia patria di adozione, l'Italia. E ho trovato giusto di mettere i brani napoletani perché sono quelli che esprimono di più l'ottimismo, la voglia di andare avanti, la forza, la cultura di questo popolo, soprattutto spesso con i pregiudizi, perché ecco, vorrei così lanciare caldo. Una lancia a favore di veramente vogliamoci bene, cerchiamo di sorridere di più, cercare di trovare dentro in noi le cose belle della vita, le cose positive, un sorriso e non i pregiudizi e non le cose negative. Senti Ramona, oggi è stata una giornata importante, no? Per tutti i fedeli. Che ricordo hai? Tu hai un ricordo di Giovanni Paolo II? Ma per noi ha rappresentato un liberatore delle anime, perché io mi ricordo una cosa molto forte. La mia nonna, siccome in Romania durante la dittatura non si poteva andare in chiesa, ma la gente in nascosto andava, pregava, perché era una gente che sperava e credeva in Dio.
Ma purtroppo per cause della dittatura non si poteva andare a Natale, non potevamo fare l'albero di Natale in casa. Ancora succede in tanti paesi del mondo, fra l'altro. Perciò Papa Wojtyla ha avuto il coraggio di liberarci non soltanto di un muro, non soltanto di queste frontiere, ma di liberarci e di gridare di avere la libertà di credere in Dio, di diffondere la bontà, la parola, di crederci in ogni parte del mondo. Una grande personalità, io lo chiamo un grande santo, perché il passo sarà molto breve. Ma un saluto a tutti i rumeni che sono qui in Italia, che sono venuti anche per questa occasione. Sicuramente siamo ancora in periodo di Pasqua. Christos Anviat. E visto che... vuol dire Gesù è risorto. E visto un breve saluto, Jumijuma, per par condition. Sì. Marihuara di la gorge. Marihuara di la gorge. Iala nei cavro doi slot. Și nu te iubi cu tot mai. Iala nei cavro doi slot. Și nu te iubi cu tot mai. Cosa hai detto? No, per saperlo, no, per avere un'idea. Vuol dire Marihuara, che vuol dire Maria, sì. Non altro. Marihuara della Gorge, una regione della Romania. Iala Neica prende dal tuo uomo due slozzi, due monete, e non amarti con tutte le persone. A me, vabbè, quindi insomma... Ecco, scegliene una. Grazie a te. Ramona Badesco. A te, grazie. Buona serata.